Non fai neanche in tempo ad andare a fare una partitella a calcetto e torni a casa, ti ritrovi sommerso da notizie lato Juventus e quindi giusto il tempo di fare la doccia e registrare, devo ancora cenare, quindi facciamo due chiacchiere, poi vado a mangiare perché alle 10:30 di sera, insomma, si potrebbe anche andare a cena. E, cena che tra l'altro la Juventus questa sera ha consumato insieme a Ramadani, che è il procuratore di Kalidou Koulibaly, ma ci arriviamo. Prima di tutto faccio un passo indietro perché stamattina nel video avevo parlato di Massimiliano Allegri e di questa polemica che era venuta fuori inerente al suo essere assente alla Continassa per questi primi giorni e come avevo detto stamattina, beh, l'assenza durante le visite mediche era abbastanza comprensibile. Oggi pomeriggio però Juventus è andato in campo per i primi momenti col pallone, i primi esercizi atletici, test atletici, magari un po' di palestra anche e Landucci era lì e Allegri no, quindi questa cosa. Se stamattina vi ho detto, beh, capisco per le visite che cosa serve l'allenatore, non è ancora iniziato il ritiro, è vero che il ritiro inizia al 10, inizia domenica, però oggi sono andati in campo e ci sono andati senza Allegri, non è per fare polemica, lo sapete benissimo, non è mia intenzione, ma la mia opinione è la seguente, la situazione è quantomeno strana, bizzarra, non so se era mai successo in precedenza che una parte di squadra si ritrovasse per fare visite mediche e poi iniziassero a fare qualche movimento in campo, qualche calcio al pallone senza l'allenatore, ma con il secondo allenatore. Ribadisco, non so se è già successo, chiedo a voi, se è già successo, bene, non è più strano, se non è mai successo, si conferma strano. Non è per volere complottismi, cambia allenatore, no, sono abbastanza convinto che sarà Allegri, anche perché il mercato si sta facendo proprio in quella direzione lì. Però strano. Cambio la versione rispetto a stamattina perché oggi pomeriggio è accaduta esattamente una cosa differente. Ma parliamo del colpo perché Juventus scatenata. Oggi la Juventus ha incontrato il procuratore appunto di Koulibaly a cena, ha incontrato il procuratore di Zaniolo nel pomeriggio e si prepara a chiudere un doppio colpo, ragazzi. Questo ovviamente che cosa significa? Cessione di Matthijs de Ligt. Ma questa ormai non devo nemmeno più raccontarvela perché siamo qua che parliamo di questo discorso legato ad Elite da almeno 10 giorni abbondanti e appena è uscita la prima indiscrezione vi ho detto ragazzi basta e sono sempre stato l'idea che avrebbe rinnovato appena uscita la prima indiscrezione di Elite rinnovo lontano ne ho già capito che tra l'altro Pogba arriverà sabato a Torino per le visite mediche sarà l'occasione buona per magari per parlare con la Pimenta per portare avanti anche questo discorso legato ad Elite Di Maria invece arriverà venerdì quindi visite mediche venerdì per Di Maria sabato per Pogba inizieremo a vedere sui social della Juventus questi due calciatori e probabilmente non vedremo più Matthijs de Ligt e allora facciamo un passo indietro cerchiamo di capire un po' Kalidou Koulibaly perché la Juventus è pronta a sottoporre ad offrire al Napoli ben 30 milioni di euro per il cartellino del calciatore classe 1991 e un contratto da 6 milioni all'anno per almeno 3 stagioni appunto al difensore senegalese. Parto da un presupposto, Koulibaly mi fa letteralmente impazzire, credo che sia uno dei difensori più forti in assoluto della Serie A, ne ho già parlato anche in un articolo che ho scritto per Numero 10, non so se ve lo siete letti, avevo fatto un video più che un articolo appunto su Numero 10 in cui andavo a elencare i difensori centrali più forti in Italia che la Juventus avrebbe potuto prendere in considerazione per il post-Elite e Koulibaly c'era, era lì. Però è un'operazione strana. Ve lo dico subito, è un'operazione molto strana. Perché è un'operazione molto strana? Proprio perché il giocatore ha superato i 30 anni. E offrire 30 milioni di euro per il cartellino di un giocatore di oltre 30 anni è strano, anche questo, per il nuovo ciclo della Juventus. E soprattutto uno stipendio così elevato quando paghi anche una parte così elevata di cartellino. Molto strano. Va assolutamente in contrapposizione con tutte le nuove linee guida societarie che da qualche anno a questa parte sono diventate la normalità in casa Juve, per cercare di scappare da un passato nel quale ci si ritrovava giocatori ultra trentenni con stipendi molto elevati che diventavano invendibili. Vedi Alexandro, ora non sono qui a dirvi che Koulibaly nel giro di 2 stagioni o una stagione diventerà come Alexandro, ma sicuramente sono cose da prendere in considerazione anche per cercare un domani di vendere questi calciatori. Ribadisco, Koulibaly per me è un grandissimo calciatore e sogno di vederlo alla Juventus, a parte che penso che lui non accetterà, ma questi sono i miei 2 centesimi e valgono come niente perché qualche settimana fa pensavo anche che De Ligt avrebbe rinnovato poi il contratto e che sarebbe quindi rimasto alla Juventus di conseguenza. Questa cosa ormai sembra abbastanza passata, ovviamente il calciomercato ragazzi è fatto di queste cose qua, non credete a chi vi dice ho parlato 3 mesi fa, mi hanno detto che tutto chiuso con un determinato giocatore, non funziona così, il calciomercato cambia tutto, ora la palla passa a Koulibaly,
che dovrà decidere se accettare o meno questa offerta alla Juventus e fare questo sgarbo al Napoli dopo 7-8 stagioni che gioca al Napoli. Napoli che ovviamente ha dei problemi con Koulibaly lato rinnovo, vorrebbe portare giù e di tanto l'ingaggio di Koulibaly intorno ai 3-4 milioni di euro, e quindi Koulibaly potrebbe prendere la palla al balzo con un'offerta concreta da parte della Juventus. Quindi per me un no Koulibaly, no, non sto dicendo questo. Però se ragioniamo un attimo sulla retroguardia della Juventus, sono dell'idea che cedendo De Ligt servano due difensori centrali forti. Ok, ci siamo, lo sappiamo tutti, ne abbiamo già parlato tante volte. E allora vi dico, sia Koulibaly, nonostante questa follia, tra virgolette, passatemi il termine, perché sicuramente si andrebbe a modificare un po' lo scheletro delle operazioni, a patto che poi arrivi anche un giocatore importante che possa essere anche lui un titolare e con un'età media non troppo elevata, sotto i 30. Nome e cognome? Bremer, del Torino. Identikit perfetto. Perché vi dico questo? Perché facendo arrivare un giocatore ancora relativamente giovane, non giovanissimo, non vecchissimo, relativamente giovane, come Bremer, un giocatore che è oltre la trentina, come Koulibaly, un giocatore decisamente oltre la trentina, come Bonucci, e un giocatore, anche questo, non giovanissimo, non vecchissimo, come Gatti, che non ha mai più che altro giocato in Serie A, inizia ad avere un pacchetto difensivo organizzato in un certo modo. E se consideriamo la partenza di Chiellini, che era un ultra trentenne, la partenza di De Ligt, che era giovane, ma anche la partenza di Rugani, perché Rugani dopo diventerebbe un giocatore assolutamente in uscita, bene o male, a livello di media del reparto, sei lì e probabilmente hai fatto un upgrade, perché secondo me Koulibaly non è forte come De Ligt. Secondo me Bremer non è forte come De Ligt, ma se metti insieme tutti e due, ovviamente allunghi la qualità, quella qualità che ti allungava anche Chiellini, ma che per un discorso fisico da qualche anno a questa parte non era più considerabile. Quindi ti dico, Bremer più Koulibaly, assolutamente sì. Esce De Ligt e prende solo Koulibaly, e ovviamente lo paghi una trentina di milioni per il cartellino e 6 milioni di ingaggio, faccio fatica a dirti no, è una cazzata, perché l'anno scorso hai venduto Ronaldo e hai preso Ken. Poi è ovvio che hai preso Vlahovic, ma l'hai preso dopo 6 mesi e la stagione era bella che è andata. Quindi sicuramente è una situazione in cui va a sostituire un giocatore forte con un altro giocatore forte. Però se dobbiamo seguire una linea verde, una linea continuativa nel progetto di dire certi giocatori, anche se forti, fai fatica a fare un'eccezione, allora Koulibaly non mi sembra il nome giusto. E qualcuno mi dirà, sì però Di Maria. Sì però Di Maria è un altro discorso. Considerando il fatto che io ero dell'idea che un solo anno di contratto di Maria potesse essere deleterio, però anche qua, se ragioniamo su Di Maria, che ha un parametro zero, che farà va bene un anno di contratto molto probabilmente, e soprattutto che avrà un ingaggio anche più basso rispetto a quello che sembrava, poi leggeremo tutti i dettagli, ma che allo stesso tempo arriva pure Zaniolo, allora cambia tutto. Perché su Di Maria un anno avevo dei dubbi, su Zaniolo in generale, sulla valutazione anche di Zaniolo qualche dubbio ce l'ho ancora, ma se metti insieme Di Maria e Zaniolo allora non ho più nessun dubbio, perché aumenti la qualità complessiva del reparto e dell'attacco della Juventus. Se prendo solo De Ligt, se prendo solo Bremer, secondo me non miglioro rispetto alla partenza di De Ligt. Ci perdo qualcosa a livello di carisma, a livello di leadership, a livello di partite in Europa anche, banalmente. Ma banalmente anche solo a livello anagrafico. Però è vero che se li metto insieme, allora ecco che riesco anche a coprire con una toppa un po' di limiti che Bonucci dal punto di vista fisico ha dimostrato di avere negli ultimi 2 anni. E quindi Koulibaly Bremer sarebbe sicuramente un bel modo di presentarsi. Ora cerchiamo di metterla giù così al volo. Szczesny in porta, Koulibaly e Bremer centrali di difesa. Molina magari a destra, perché vendendo De Ligt sappiamo che abbiamo più possibilità anche magari di spesa e magari esce Cuadrado. Quindi Molina a destra, Cambiaso a sinistra, hai cambiato tutti e quattro i giocatori della linea difensiva che l'anno scorso non ha funzionato bene, centrocampo, Locatelli, Pogba, non lo so, mettetecelo voi, McKennie, Zaccaria, quello che è, perché non penso che si andrà a intervenire sul mercato, e davanti, Chiesa da una parte, Di Maria dall'altra, Vlahovic in mezzo, e Zaniolo che magari gioca finché non rientra Chiesa e poi si può dare il cambio un po' con tutti, o magari vi immaginate Zaniolo mezzala offensiva, quindi diventa un bel 4-2-3-1, un bel 4-3-3 a seconda di dove volete mettere Zaniolo, se ce lo volete mettere. E complessivamente credo che la Juventus vada a ricompattarsi, perché veramente poi se prendiamo in considerazione l'ipotesi con Zaniolo, ti rimane Szczesny, ti rimane Locatelli, ti rimane Chiesa e ti rimane Vlahovic, e sono 4 giocatori che avevano iniziato la stagione precedente in rosa Udine, 3
se togliamo Vlahovic che è arrivato dopo, 3. E questa vuol dire rivoluzione vera e propria nel reparto dei titolari della Juventus, che si ripercuote poi anche sulla panchina, perché poi in panchina avresti Bonucci, va bene, che c'era già, Gatti, appunto, Fagioli, che oggi abbiamo visto allenarsi, Miretti, che era un aggregato, su lei dovrebbe rimanere aggregato alla prima squadra, ma insomma, inizieresti ad avere tanti giocatori diversi, e ovviamente il vice Vlahovic, vediamo chi sarà il vice Vlahovic, e ovviamente secondo me ci sarà anche un nuovo esterno, e chissà, magari anche un terzino sinistro diverso da Alexandro, ma queste sono solo chiacchiere per il momento. Volevo soltanto rimanere un attimo concentrato sul fatto che la Juventus sta cambiando pelle, è scatenata, sta cercando sempre più calciatori sul mercato, ma prima di dare un consenso assoluto all'operazione Koulibaly, la domanda che vi faccio è: il solo Koulibaly è sufficiente? E soprattutto, ha senso investire così tanti soldi in una singola operazione per un calciatore di quell'età? Banalmente la risposta che dio da tifoso è sì, ma non dimentichiamoci mai che negli ultimi anni abbiamo avuto delle scorie che derivavano proprio da questa gestione bizzarra dei giocatori ultra trentenni, e quindi occhio a buttarsi a capofitto in un sì assoluto, perché secondo me il suo assoluto è sbagliato, dato che al suo fianco deve esserci anche un altro giocatore, anche perché sennò il reparto difensivo della Juventus secondo me non è completo. Fatemi sapere un po' la vostra qui sotto nei commenti. Vado a cena.